diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915, al servizio dell'arte bianca. Idromeccanica Lucchini, da oltre 60 anni, lavoriamo per essere scelti. Trattoria da Claudio dal 1999, via Francesca 45, grazie di Curtatone, Mantova. L'ambiente vuole Zambelli Clima System. Per informazioni www.zambelliclima.it. Per gli amici in bici, ci troviamo nella sede del comune di Bagnolo San Vito. Come vedete, ho l'onore di indossare la maglia rosa. E vi chiederete come, che se non sei un atleta, non sei un ciclista, come fai ad avere la maglia rosa? Bene, la maglia rosa questa è quella originale indossata da Visentini, vincitore di un Giro d'Italia negli anni 80. Mi è stata chiesto di indossarla perché voglio raccontarvi in questi pochi minuti quello che accadrà invece in una mattinata dalle 8.30 sino alle 12.30 più o meno per quel che riguarda la parte sportiva, poi per quella che è la parte conviviale andremo un po' più in là, ma comunque gli amici in bici vi racconteranno il terzo raduno interprovinciale di bici e divise storiche. Ecco la divisa storica, la bici non è ancora visibile perché verrà utilizzata il 26 da Ospitaletto a San Nicolò Po, località che ha dato i natali alle Arco Guerra. La manifestazione vuole essere non solo un tuffo nel passato per quel che riguarda il ciclismo, ma vuole anche essere un omaggio fatto a tutti quei ciclisti, a partire dalle Arco Guerra, sino ad arrivare a quelli dei nostri giorni, che hanno reso il ciclismo mantovano prestigioso ai livelli locali, nazionali ed internazionali. Dicevamo, ci troviamo nella sede del comune di Bagnolo San Vito per la presentazione della manifestazione che coinvolgerà le strade del Mantovano a partire da Ospitaletto sino a raggiungere San Nicolò Po. Abbiamo i protagonisti che dietro le quinte hanno lavorato per questa manifestazione, sentite che cosa hanno da raccontare. Io abbiamo intitolato una scuola e quindi penso che sia un modo migliore, diciamo, per ricordarlo per sempre, un campione di una volta, un campione che ha diviso l'Italia, perché infatti nel 1931-35, quando correva lui, l'Italia era divisa tra le Arco Guerra e Alfredo Binder. Quindi, e questo è stato testimoniato non solo su tutti i giornali, ma addirittura anche su un romanzo che ho letto, che era appunto un appunto dove si diceva che allora l'Italia era divisa in questo modo. Siamo con Roberto Penna, sindaco di Bagnolo. Quest'anno la manifestazione arriva a San Nicolò Po perché è il 50° della scomparsa di Le Arco Guerra, la locomotiva umana. Signor sindaco, da quando è stata lanciata l'ipotesi di arrivare a San Nicolò Po, subito con entusiasmo avete accettato come istituzione di supportare questa manifestazione. Certo, perché a noi c'è una cosa molto importante, il fatto che un gruppo sportivo di amatori, che poi tra l'altro è anche importante, perché considerando tutto quello che viene fatto sul territorio, ed essendo la terza edizione, nel 50° anniversario appunto della morte di Le Arco Guerra, un nostro concittadino che ha dato lustro a tutto il nostro territorio, quindi quando ci è stata proposta subito abbiamo accettato volentieri e ci siamo impegnati purché avvenga questa manifestazione. Chiaro, noi siamo solo, come si può dire, usufruitori di un servizio molto più esteso, perché l'organizzazione, diciamo, svolta dal gruppo sportivo Monfardini coinvolge molte più persone. Noi mettiamo tra virgolette a disposizione quello che può essere l'arrivo davanti alla casa natale di Le Arco Guerra, poi metteremo un po' del nostro per cercare di offrire un minimo di rinfresco a tutti i partecipanti affinché ci sia un po' di tonificazione per affrontare il ritorno. Ecco, signor sindaco, una volontà di questa amministrazione, di questo comune, di guardare sia al futuro,
sia al passato. Al passato con questa manifestazione, al futuro avete dedicato una scuola, ed è questo un atto importante che unisce le imprese di un cittadino bagnolese con i futuri uomini dei prossimi anni, cioè i ragazzi che frequentano la scuola. Ma non contenti e non paghi della vostra attenzione, avete voluto anche compiere uno sforzo ulteriore, perché avete organizzato una gara di ciclismo giovanissimi, quindi i campioni del futuro ancora, che vi ha gratificato sicuramente. No, questa qui è veramente stata una cosa molto bella che ci siamo sentiti di proporre ai nostri concittadini di San Nicolò, appunto a ricordo sì di Learco Guerra, ma anche il fatto di coltivare questa che è la passione nei giovani, affinché da tutti questi giovani un domani possa esserci ancora un campione tipo Learco Guerra. Poi l'intitolazione della scuola è nata proprio quasi ad hoc, perché come è stato detto da qualcuno, Learco Guerra è uno che amava moltissimo i giovani, quindi poi tra l'altro non aveva avuto la possibilità di studiare più di quello che erano, diciamo, i tempi di allora, quindi abbiamo voluto dare l'intitolazione Learco Guerra apposta perché ci sia questo binomio, giustamente come dicevi, tra lo sport e la scuola. Come dicevano i latini, anche al limite, mens sana in corpore sano. Quindi una volta, tanto è vero che la battuta che è emersa quando c'è stata l'inaugurazione, è stato detto ai bambini: guardate, avete voluto l'Earco Guerra, quindi adesso dovete pedalare in tutti i sensi, sia, diciamo, sotto l'aspetto sportivo che sotto l'aspetto anche culturale. Quindi io ringrazio tutto voi, l'organizzazione, il gruppo sportivo Monfardini, che ci ha dato la possibilità di arrivare e commemorare ancora una volta il nostro grande campione Learco Guerra. Adesso cedo la parola ad Armanini, che è lui, il general manager. Sì, general manager. Allora, questo è il terzo anno che facciamo questa manifestazione. Quest'anno, guarda caso, cadiamo nel 50° anniversario della morte di Learco Guerra e abbiamo pensato di andare sul cimitero di Mantova a deporre i fiori e in più venire qua, vista anche la disponibilità dell'amministrazione comunale di Bagnolo, venire qua alla casa natale di Learco Guerra con un gruppo di cicloturisti e non, perché c'è anche gente che partecipa e tira fuori la bicicletta una volta all'anno solo per questa manifestazione. Dietro le quinte del terzo raduno interprovinciale Bici e Divise Storiche, come sempre il Deus ex machina è Fausto Armanini, ma quest'anno c'è un valore aggiunto. Quest'anno c'è anche la ricorrenza del 50° della scomparsa di Learco Guerra, e allora mai come in questo momento una manifestazione di questo genere coniuga lo sport vissuto con tanta passione come nei periodi di Learco Guerra, con lo sport rievocato con Fausto Armanini e il gruppo di appassionati ai quali sono aggiunti i dirigenti del GS Monfardini per dare maggior entusiasmo al gruppo organizzatori. Dicevo, questa manifestazione arriva al terzo anno, arriva a San Nicolò Po, vuole ricordare un campione, ma lo vuol fare non solo con gli appassionati di un tempo che erano soliti utilizzare le bici che poi vedrete domenica 26 maggio, ma anche con i giovani, perché Fausto mi sembra di capire che anche i giovani intorno a questa tipologia di iniziative si ritrovano, si risentono parte integrante. Sì, io vedo che i giovani sono molto interessati a queste cose, perché sono già venuti, qualcuno vuole la bicicletta, vuole la maglia, vuol dire che c'è un movimento che sta prendendo piede. Visto e considerato che, dico l'eroica, che a livello nazionale c'è più di un 50% di giovani che partecipa. E anche quest'anno hanno già chiuso le iscrizioni perché il tetto massimo è 4.000 e di più non si va. Però vedo che c'è molto interesse a queste cose, alle bici d'epoca, alle maglie, tutte queste cose qua. Bene, con Livio Rossi, presidente del GS Monfardini, quest'anno si è affiancato a Fausto Armanini in questo momento dedicato al ciclismo di un tempo che guarda però sicuramente al futuro. Sì, noi come gruppo ci siamo sempre impegnati in manifestazioni che diano un qualcosa di diverso del solito, diciamo, tran tran della bicicletta. Questa è una cosa che ci piace, ci interessa, e abbiamo partecipato, insomma, con molta volontà e con spirito proprio organizzativo.
con Bruno Cervi, altro personaggio che ha vissuto il ciclismo a 360 gradi. Allora, questa manifestazione insieme con Fausto avete anche studiato un percorso ad hoc che nelle zone di Le Arco Guerra, cioè Bagnolo, San Nicolò Po, ma anche le zone di Virgilio per Battesini, ecco, comunque rievicano nel migliore dei modi questo tipo di appuntamento. E certo, una volta che dal punto di partenza, che era la sede di partenza di Ospitaletto, sede locale di Coso di Armanini, una volta al ragionamento di festeggiamo, rievocamo Le Arco Guerra, ovvio che in un modo o nell'altro c'era da passare per arrivare da San Nicolò dalle Arco Guerra. Nel frattempo altro campione del Mantovano, Fabio Battesini, ha preso l'occasione di poterci passare, che hanno appena ideato un punto di inaugurazione del campo centro sportivo, il ricordo di Fabio Battesini. Abbiamo cercato di unire le due memorie del ciclismo mantovano, due delle tante memorie del ciclismo mantovano. E più il gruppo Monfardini, quando c'è da lavorare sul cicloturismo, è sempre in prima fila. Perfetto. Fausto, mi aggancio un attimo a quello che diceva Bruno. Si ricorda Le Arco Guerra, ma tu hai detto anche si ricordano tutti quegli atleti mantovani che hanno dato lustro al ciclismo a livello nazionale ma anche a livello locale. Hai parlato di Verri, Bruno ha parlato di Fabio Battesini, ma sono sicuro che qualcun altro c'è da poter ricordare in un'iniziativa come questa. Sì, ce ne sono tanti, adesso i primi che mi sono venuti in mente li ho citati, però faccio un altro nome che mi è venuto in mente perché molto probabilmente sarà presente anche il figlio e la moglie di Loris Guarnieri. Anche lui è stato un grosso corridore, ha fatto il Giro d'Italia, saranno presenti qua i suoi familiari insieme a noi. Poi c'è gente che ha fatto le Olimpiadi, gente che non c'è più, Campana, Mantovani, insomma ce ne sono tanti di Mantovani. Il Mantovano è sempre stato così una terra di campioni e di ciclisti, perché questa ne abbiamo sfornati un bel po' di gente così. Ecco, una nota di colore, una coincidenza che dà ancor più, mi si perdoni, lustro ad una iniziativa come la vostra. Il 26 di maggio si chiude il Giro d'Italia e quindi ci sarà un campione che verrà festeggiato. A Ospitaletto, a San Nicolò Po, si festeggeranno tanti campioni. È una sorta di abbraccio che dà maggiore valore al ciclismo. Sì, noi festeggiamo tutti perché io sono uno di quelli che ha corso, sa cosa vuol dire, e per me fa fatica il primo, come lo sappiamo tutti, il primo fa fatica anche l'ultimo, però l'ultimo bisogna sempre picchiargli le mani, fargli un plauso perché non si è fermato, è arrivato anche lui, è arrivato dopo 30 secondi, un minuto, 5 minuti, però è sempre arrivato anche lui, ha fatto fatica anche lui come il primo. Dunque, se non ci fossero gli ultimi, non ci sarebbero neanche i primi. Questa è la teoria, è lo spirito del ciclista, perché l'importante, io sono sempre del parere che l'importante è partecipare, poi che vince sempre uno, sono i campioni, però non solo i campioni, ma anche nei giorni mi hanno sempre insegnato anche i direttori sportivi, mai sottovalutare i tuoi avversari, perché anche il tuo avversario può essere anche uno che non andava, no, che non arrivava mai, ma anche lui può avere un giorno di gloria e vincere. E anche l'occasione, tutti gli anni, è l'occasione per fare che io personalmente e anche quelli che, come me, che è il gruppo Monfardini, quelli che mi danno una mano, daremo anche delle coppe o dei trofei a gente che non c'è più. Perché, faccio un esempio, l'anno scorso un ragazzo che è venuto con noi, ha partecipato, si è messo la maglia rosa, non questa, ma un'altra, purtroppo dopo 3 mesi è venuto a mancare. Quest'anno saranno presenti i familiari e vi consegneremo una targa a ricordo, perché se c'era veniva anche lui, che quest'anno purtroppo non c'è più, però ci dobbiamo sempre ricordare della gente che è venuta prima, ci ha aiutato e non c'è più.
Io mi auguro che la manifestazione vada bene come sempre è andata. E ringrazio il gruppo Moffardini e tutto lo staff, ringrazio le amministrazioni comunali, ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale qua di Bagnolo per la disponibilità e speriamo di vederci anche l'anno prossimo. No, io diciamo in conclusione voglio ringraziare sempre Marini perché per questa diciamo foto che ci ha regalato, perché è questa foto importante appunto dove vedrai Guerra quando conquistò la prima maglia rosa che era stata istituita il primo anno in cui è stato istituito, quindi nella tappa da Milano-Mantova vinse lui e quindi indossò per primo la maglia rosa, quindi è un documento importante e storico che noi esponiamo qua nel nostro comune. Grazie ancora della disponibilità. Grazie a voi. Diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915, al servizio dell'arte bianca. Idromeccanica Lucchini, da oltre 60 anni. Lavoriamo per essere scelti. Trattoria da Claudio dal 1999. Via Francesca 45, grazie di Curtatone, Mantova. L'ambiente vuole Zambelli Clima System. Per informazioni www.zambelliclima.it.